sono tornata con un nuovo video e come potete leggere dal titolo, oggi andiamo a parlare di Mulac, ovvero la nuova collezione MILF che è appena, diciamo, uscita in questi giorni. Prima di andare a farvi vedere quello che ho acquistato io e a provare tutte le cosine insieme, ho già fatto un po' di base, ovvero ho utilizzato, vi dico velocemente cosa ho utilizzato, il mio correttore di Clinique su occhiaie e un po' su tutto il viso, e ho settato il tutto con la cipria di Anastasia. Ho applicato blush di Mulac Climax e l'illuminante di Fenty, quello Me Money e Asla Baby, e poi ho già applicato il primer occhi di Fenty, lo sono già andato a settare con la cipria di Anastasia, così possiamo partire subito e focalizzarci sulla collezione. Allora, a me è arrivata ieri e non vedevo l'ora di provarla, non ho ancora né swatchato nulla, non ho ancora né provato né swatchato nulla, e qui c'è tutto il nostro mio bottino. Come campioncino mi hanno dato il Magic Potion, ovvero il Radiant Moisturizing Serum, quindi il siero che è uscito. Comunque andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa box, cosa ho acquistato io con i miei soldi, voglio specificare. Qui davanti a me ho tutti i prezzi, così vi dico tutti i prezzi. Ad oggi che registro c'è ancora il 15% su tutto, su tutta la collezione. Io sto registrando martedì 30 settembre, voi questo video lo vedrete venerdì 2 ottobre e penso che la promozione del 15% sia solo fino ad oggi, se non erro. E ora vediamo cosa ho acquistato. Allora, io ho praticamente acquistato tutta la collezione, vi spoilerò già questo, ho acquistato tutta la collezione tranne le ciglia finte Sognami, che costano 11,90 euro, scontate 10,11 euro, e appunto non le ho acquistate perché, se mi conoscete, io non applico le ciglia finte, non le utilizzo, quindi non sono stata a spendere quei soldi, insomma. Allora, ho acquistato, vabbè, ovviamente pack bellissimo di questo color, secondo me terra, ma neanche troppo scuro, un rosato terra bellissimo. Ho acquistato appunto il MILF Magic Potion, questa qui è la confezione esterna, ovviamente qui davanti abbiamo il nome della collezione con sotto la spiegazione dell'acronimo, dovrebbe essere un acronimo MILF se non erro, oddio non lo so, con tutto appunto le spiegazioni del prodotto. Dietro, come solito, abbiamo sia l'inci, sia come applicarlo, come non applicarlo, come è composto il prodotto. Appunto, questo è il MILF Magic Potion Radiant Moisturizing Serum, quindi un siero illuminante idratante con il 5% di estratto di fiori di Sakura, o Sakura, non so come si dica, e al 97% di ingredienti di origine naturale, e appunto questo, diciamo, che fa parte della Mulac Skincare, infatti qui sotto c'è scritto appunto Mulac Skincare, e questo appunto è il pack esterno. E poi abbiamo il pack primario, che è questa boccettina in vetro con il contagocce, ha questa colorazione rosa. Questo può essere utilizzato, diciamo che nasce appunto come siero illuminante idratante, e io lo utilizzo e lo andrò ad utilizzare solo ed esclusivamente come prodotto skincare, quindi come siero prima della mia crema, però si può utilizzare anche benissimo come primer viso. Io sinceramente sieri così non li prediligo da utilizzare come primer, però ognuno assolutamente è liberissimo di farlo, infatti anche la Sindina nella sua presentazione ha detto che si può utilizzare benissimamente come primer. La profumazione a me non piace, perché secondo me è molto molto forte, forse un po' troppo forte per un prodotto
prodotto che va utilizzato sul viso e secondo me ha una profumazione un po' troppo insistente, un po' troppo pesante, non mi piace sinceramente, però la Sindina ha detto che una volta applicato sul viso la profumazione va a scomparire nei primi minuti. Io ancora non l'ho utilizzato questo prodotto qui perché volevo aspettare di farvi il video e quindi quando lo andrò ad utilizzare come appunto skincare poi vi farò sapere. Poi andiamo al bottino, diciamo così, vero e proprio, ovvero ai prodotti make up. E scusate il casino, io ho acquistato la palette e i quattro rossetti che compongono appunto la collezione. Andiamo a parlare della palette. Allora, abbiamo questo pack in cartone e come trama, come disegno, riprende assolutamente quello del pack del Siero, quindi abbiamo questo colore rosa terra bruciato. Abbiamo la scritta MILF in rilievo ed è un po' olografica, diciamo così, e abbiamo sotto la spiegazione di quello che significa MILF, che loro l'hanno cambiato in Makeup Instinct Lives Forever. Io il mio inglese è perfetto. Ovviamente dietro abbiamo tutti gli ingredienti, tutte le cose solite che troviamo. La palette è coperta, diciamo, da questo pack esterno che si va a togliere ad astuccio, quindi andiamo a togliere il pack esterno e questo è il pack interno, quindi il pack principale della palette che appunto riprende il pack esterno. È anche questa fatta in cartone, come grandezza è uguale alla In My Birthday Suit. Andando ad aprire, la palette si presenta così. Ovviamente abbiamo un enorme specchio che vado a coprire subito perché sennò vi acceco. Abbiamo il foglio di acetato che copre gli ombretti e questa qui sono, ve la sto mettendo al contrario perché non vi vorrei accecare con lo specchio, queste qui sono le colorazioni della palette. Abbiamo 15 ombretti di cui, se non ricordo male dalla presentazione della Sindina, abbiamo 3 formule differenti e la parte centrale è esattamente uguale alla parte centrale della palette In My Birthday Suit e se non erro nella parte centrale dove ci sono gli ombretti quelli un pochino più glitter, un pochino più anche particolari, ci sono delle texture diverse. Non vorrei dire cavolate, quindi se sto sbagliando qualcosa scrivetemelo nei commenti. Poi passiamo ai 4 rossetti in stick che fanno parte appunto della collezione. Con il pack esterno, se unite i rossetti, si crea la scritta MILF. Anche qui colore del pack va a riprendere il pack esterno di tutti gli altri prodotti della collezione. Abbiamo sempre la scritta MILF in rilievo e il pack interno non ha scritte, è di questo colore bellissimo a tinta unita sia esternamente che internamente. Nel tappo abbiamo riprende la figura che c'è nei pack esterni. Le colorazioni sono appunto 4 come vi ho appena detto e abbiamo MILF che è appunto il rossetto iconico di Mulac che ho già nella mia makeup collection ma che ho voluto acquistare per appunto poi avere tutti i rossetti completi della collezione ed è appunto anche il rossetto che dà il nome a questa collezione ed è questo colore qui bellissimo. E i rossetti abbiamo 2 texture, ovvero opache, quindi classica texture, classico finish dei rossetti opachi di Mulac e poi abbiamo il cream plastic che è una nuova texture utilizzata da Mulac che rende questi rossetti cremosi che riflettono la luce, quindi fanno un effetto di riempimento delle labbra e appunto sembra che le vostre labbra siano ricoperte un po' di, diciamo così, plastica. Abbiamo poi come colorazione Mamster che appunto fa parte dei cream plastic ed è questo colore bellissimo.
Io amo i rossetti di Mulac, amo le loro colorazioni, infatti li ho presi tutti e quattro apposta, sia perché sono una collezionista, sia perché vi volevo registrare il video, sia per appunto le colorazioni bellissime. Poi abbiamo Mi Mamacita, che fa sempre parte dei Cream Plastic, che è questo colore qui. Ora non vi sto a descrivere i colori perché starete vedendo gli swatch e probabilmente è meglio vedere lo swatch più che descrivere le colorazioni. E poi come ultimo abbiamo sempre un rossetto opaco ed è Big Mama ed è questa colorazione qui. Devo dire che come profumazione i rossetti opachi, quindi i rossetti matte, hanno la stessa profumazione di tutti i rossetti classici di Mulac, mentre i cream plastic, scusate, prima fino ad adesso ho detto cream plastic, invece la texture è cream plastic, scusatemi, invece i rossetti appunto cream plastic non hanno quella profumazione. Sinceramente io non sento una particolare profumazione. Non vi ho detto i prezzi, ma allora il Magic Potion, il siero, costa 20,90€, scontato 17,76€. La palette costa 39,90€, scontata 33,91€. Mentre i rossetti costano tutti 14,90€, scontati 12,66€. Quindi io penso di avervi detto tutto, di avervi spiegato tutto, spero di non essermi dimenticata nulla e spero di non aver fatto castronerie dicendo cose non vere. Se ho sbagliato qualcosa, se mi sono dimenticata qualcosa, scrivetemelo nei commenti e io direi di andare a provare sia la palette che i rossetti. Ok ragazze, ho zoomato un po' così vedete bene l'applicazione degli ombretti. Come vi ho mostrato prima, la palette è questa qui e volevo andare a ricreare due look. Quindi in un occhio andremo a ricreare un look e nell'altro un altro, e sicuramente in un occhio un look sarà realizzato con questo verde qui perché mi ispira tantissimo. E niente, io direi che possiamo iniziare. Non so che look fare, quindi sarà tutto così, deciso al momento guardando la palette. Come primo colore vado a prendere Forever, che è questo rosina qui, e lo vado ad applicare nella piega. Devo dire che non spolverano particolarmente, anzi quasi nulla, non so se riuscite a vedere, ma la cialda è abbastanza pressata, non c'è particolarmente spolveramento, e lo vado ad applicare. Beh, devo dire che comunque come pigmentazione, anche se è un colore molto chiaro, comunque si vede già, quindi assolutamente come pigmentazione top, ma direi che non c'erano dubbi, insomma. Io non ho specificato all'inizio, scusate, non ho specificato, ma è una first impression, ovviamente penso che si fosse capito visto che vi ho presentato la collezione, i prodotti, vi ho detto che comunque ancora non li ho utilizzati, ma lo ripeto, cioè lo dico per essere ancora più chiara. Non fa macchia, quindi ottimo. Ora vado a prendere Hot and Spicy, questo colore qui, e vado sia un po' nella piega, ma lo applico principalmente nell'angolo esterno e vado a scurire un pochino leggermente la piega, quindi proprio una passata veloce veloce, e anche questo come potete vedere ne ho preso pochissimo, ho sbattuto l'eccesso, ma è molto pigmentato. Poi vado a prendere sempre Hot and Spicy con un altro pennello, però sbatto sempre l'eccesso e vado esclusivamente nell'angolo esterno e vado a picchiettare. Questo colore, ragazze, è bellissimo, è proprio autunno puro, cioè bellissimo, e nessun ombretto sta facendo fallout, io sotto sono completamente pulita. Sempre con Hot and Spicy vado nella rima inferiore
E poi come tocco finale per questo make up vado ad applicare Milf, che è questo colore qui. E ragazze, io dai look che ho visto dalla Sindina me ne sono completamente innamorata, non vedo l'ora di andarli a provare e voglio andare a provarlo con il pennello asciutto, poi vediamo come si comporta, se mai poi lo applicheremo con il pennello un po' bagnato e se mai poi con i polpastrelli con le dita. Già quando lo vado a prelevare sembra cremoso, vado a picchiettare. Beh ragazze, devo dire che fa un bellissimo lavoro anche da pennello asciutto, devo dire la verità. Cioè, mi sembra abbastanza coprente anche con il pennello asciutto. E sì, qui ha fatto un pochino di fallout, ma non particolarmente. Ora voglio andarlo a provare comunque con il pennello bagnato, perché io queste texture di solito le applico con il pennello bagnato, mi ci trovo molto molto meglio. E beh ragazze, secondo me applicato anche solamente con il pennello bagnato risulta molto di più acceso. È bellissimo, molto 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 bello, molto bello. E questo colore, ragazze, io me ne sono follemente innamorata. Vado a prendere un po' di Cold Nights, che è questo colore qui, e vado a inscurire leggermente la rima inferiore. Ok ragazze, questo è il primo look che ho voluto creare con la palette ed è decisamente un look caldo, molto molto caldo, e adesso cercheremo di andare con un look un pochino più sul freddo e appunto questo è il primo look. Ok, allora, come colore di transizione vado ad utilizzare After Sex, che è questo colore qui, lo vado ad applicare. Devo dire che questo colore si nota un pochino meno perché è molto colore della mia pelle. Poi vado a prendere Cold Nights, che è il colore che abbiamo utilizzato prima, e in quest'occhio vado a fare un halo smoky, quindi lo vado ad applicare sia all'interno dell'occhio sia all'esterno. E come potete vedere è pigmentatissimo e non fa fallout ed è comunque un colore molto scuro, probabilmente il più scuro della palette. E non mi sembra che stia facendo macchia, sinceramente. Proprio due make up opposti. E ragazza, ha fatto pochissimo pochissimo fallout, ma proprio per niente. Ok ragazze, e adesso andiamo a prendere questo verde qui, ovvero Ribelle o Ribelle, non so. E stessa cosa di prima con l'ombretto Milf, lo vado ad applicare con un pennello asciutto e poi dopo vediamo come si comporta. Mi sembra un pochino più secco confronto a Milf, come se non si attaccasse benissimo al pennello, ma adesso lo andiamo ad applicare. Sì, esatto, diciamo che lui con il pennello asciutto secondo me non dà al massimo. Proviamo con il pennello bagnato. Beh, sicuramente si attacca di più al pennello e infatti anche i glitter e i brillantini si trasferiscono molto meglio, ma sono curiosa di applicarlo con il dito. Ha una
texture strana perché sembra, quando l'ho andata a prelevare, sembra solamente glitter. E sono curiosa di vederlo applicato con il dito. Devo dire che si trasferisce più che altro il colore, più che i glitter. Quindi forse questo ombretto rende un pochino di più con un primer glitter, non lo so, cioè io ho ancora qui tutti i glitter, tutto, non lo so, non... Come prima impressione ha fatto un po' di fallout questo ombretto e devo dire che come prima impressione non mi fa impazzire. Poi vado ad applicare sempre Cold Nights nella rima inferiore. Ok ragazze, questo è il look finito. Ora vado ad applicare il mascara e noi ci rivediamo. Ok ragazze, ho applicato il mascara e questo appunto è il risultato dei due look. Ora andiamo alle labbra e alle labbra non vado a provare un rossetto, ma bensì li proviamo tutti e quattro. Così vi faccio vedere anche gli swatch sulle labbra. Purtroppo ho delle labbra un po' brutte oggi, nel senso che sono un po' secche, infatti fino ad ora ho avuto la maschera e quindi spero che comunque rendano bene i colori, però appunto li andiamo a provare insieme. E partiamo con Milf ed è, scusate, opaco. Come potete vedere è pigmentato dalla prima passata. E questo è Milf. L'ho applicato non proprio benissimo, vado ad applicare anche gli altri, quindi non sono stata tanto ad applicarlo perfettamente. Comunque questo qui è Milf e secondo me è bellissimo, è letteralmente dei rossetti in stick di Mulac, il mio preferito, ed è questo qua. Sono rimaste un po' colorate, quindi con la spugnetta vado un po' a neutralizzarle e andiamo ad applicare Mumster, che è un cream list, un cream, che cosa ho detto non lo so, un cream lastic, e quindi andiamo a provare insieme questa formula. Ok, allora è molto 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 più cremoso, scorre molto più facilmente confronto ai rossetti opachi. Ok ragazze, questo è Mumster applicato, questo qui, e come vi ho detto prima scorre molto più facilmente, è molto più cremoso. Come sensazione ho come appunto la sensazione che possa andare in giro, possa ritrovarmelo ovunque, però non è detto. Devo dire che secondo me un pochino l'effetto di labbra un pochino più grosse, un pochino più rimpolpate, effettivamente devo dire che può anche darlo. Non so, fatemi sapere voi. Questo qui appunto è Mumster applicato. Andiamo ad applicare un altro cream lastic che si chiama Mi Mamacita. Cioè, c'è da dire qualcosa ragazze? Io sono innamorata di questo colore e devo dire, confronto all'altro, quindi a i nomi io non me li ricordo mai, a Mumster, è un pochino più, non dico secco, però scorre un pochino meno, è meno cremoso secondo me, ed è una cosa che a me personalmente piace. Ok ragazze, anche Mi Mamacita applicato. Poi ragazze,
ragazzi, andiamo ad applicare come ultimo Big Mama, che è un rossetto opaco ed è questo colore qui. Devo dire, vabbè, anche qui colore bellissimo, ragazzi, come potete vedere tutti e quattro i rossetti, anche la nuova texture, pigmentatissimi alla prima passata. E devo dire che questo rossetto opaco lo vedo un pochino più morbido anche alla scorrevolezza confronto a Milf. E questo, ragazze, è Big Mama applicato ed è bellissimo. Ok, ragazze, allora, considerazioni finali. Beh, che dire, ho detto un po' già mentre provavo le cose. Comunque, parliamo della palette. Allora, la palette come colorazioni bellissima, è la classica palette di Mulac, quindi ombretti sfumabili, pigmentati, niente da dire. Ovviamente vi parlo per gli ombretti che ho utilizzato io in questo video per la prima volta. E per quanto riguarda la sezione calda, quindi i tre ombretti che ho utilizzato per il mood, il look caldo, non ho nulla da dire sinceramente, l'avete visto anche voi, pigmentati, sfumabili. E per quanto riguarda il look più freddo, il verde non mi ha sconquifferato al massimo, devo dire che il verde mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, me lo aspettavo un pochino diverso, però appunto per gli altri due colori niente da dire sinceramente, magari il più scuro è leggermente un po' più secco, ma niente di che, comunque pigmentato e si riesce a sfumare benissimo. Appunto il verde è quello che mi ha lasciato un pochino più così, però appunto come vi ho detto è una first impression, quindi è la prima volta che li ho utilizzati qui con voi. E per quanto riguarda i rossetti, ovviamente applicati una volta non è che vi posso dire chissà che cosa, insomma sicuramente le colorazioni sono bellissime, le avete viste anche voi, avete visto che tutti e quattro i rossetti, quindi sia i due rossetti opachi sia i due rossetti cream lastic, quindi con la nuova texture, sono omogenei, alla prima passata sono pigmentatissimi, sono scorrevoli. Non vorrei che i cream lastic, magari essendo così cremosi, andassero durante la giornata un po' in giro per il viso, però quello magari lo possiamo provare insieme appunto in un video test su strada. Fatemelo sapere qui nei commentini. E niente, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Spero che il fatto di fare due look diversi vi sia piaciuto e sia stato anche utile a vedere più ombretti all'azione. Spero che il fatto che abbia provato tutti e quattro i rossetti vi sia piaciuto e anche qui vi sia stato utile. Spero anche che vi sia piaciuto, che è stato utile come ho realizzato questo video, quindi parlandovi bene un po' approfonditamente sia del pack, sia facendovi gli swatch eccetera eccetera, anche se appunto c'è la presentazione di Mulac, c'è il video della sendina. E fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosa di questa collezione e se sì cosa avete acquistato e ovviamente se l'avete già provata, come vi siete trovati, come vi trovate. Io vi mando un grande grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!